この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Chi cacchio ha una dimensione parallela nel proprio carro armato? Chi? Lui. Tanto vale. Qual è questo? Oh. Oh. Shit. And we're back. And we're down. Fuck me. Anguria. What? Ok. Giuro che se fossi morto per quello. Quello. Oh my god. Quello non era buon per la programmazione. Jesus. Se morivi per quello. Ingranaggi. Sembra impossibile cagarla qua, in teoria. Nah, vedo almeno tipo tre modi per cagarla. Dov'è? Dov'è? Ieri. Ah! Cosa? Ieri? Non ho trovato lo spruzzo turbo, quindi facciamo la via... Slow ride, take it easy. La via cosa? La via lenta. Pensavo che avessi detto la via letta. Non che sarebbe chissà quanto sbagliato. Vabbè, non c'è, fa brutto. Senza offesa. Sai, io... È il senza offesa che rende offensivo la cosa. Siete pronti, guys? Let's go. Mi piace che perde vita ogni tot, Mario. Tipo in Galaxy, ogni volta che lancia il cappello gli viene un colpo di tosse e esce un po' di sangue. Sto parco divertimenti è una fregatura. Non ci verrò mai con la mia famiglia. Suoni di divertimento. Oh. Quando ci sei, ma poi... Wow. Un replay perché non l'ho visto prima. Signore e signori, abbiamo del pane e del prosciutto. E mi farò bastare questo per tutto il resto della mia vita. Niente cetrioli? Metto, è già abbastanza che ho il pane e il prosciutto. Non mettilo sotto l'acqua corrente o qualcosa. Non ho una cucina, I'm sorry. Mettilo in frigo. Mettilo in frigo. Non è che mettere la roba in frigo è la soluzione a tutto. Yes! Guys, devo andare. Devo bannare tutti quanti. Che succede? Dario. Tutti con sto cotto. Che brutte opinioni. Hey guys, sapete una cosa? Il prosciutto crudo è crudo, no? E se lo cuoci diventa cotto, quindi può essere entrambi. Quindi shut the fuck up! Non è probabilmente così che funziona. Nah, scherzo, mi piace. Oh, è vero, ci sono i palloncini del cacchio, me l'ero scordato. Ma io, tipo, sono già le 6:30, io non ho tempo altre 3 ore di fallire sta missione. Oh, yes, good luck. Vabbè. Come funziona? C'è il time? No, hai 3 giri. Hai 3 giri per... Quindi c'è un time. Sì, c'è un... Quanto un cecchino sei? Non lo so, Yoda. Quanto un cecchino sono? E provare, sì. Se non ce la fai, ti uccidiamo! 5 mesi di Nokia. Sì, ti uccidono. Fuck you! Dai! Tipo c'è un fantasma invisibile che ti rompe il collo. O è tipo Mario che è così, si vergogna così tanto del fatto che non ce l'ha fatta. Che la fa finita.
coach! Uno. Girasolandia, terra di gioia e serenità. Ci viene la gente, ci viene la gente. E poi muore. La canzone sta rispondendo alla domanda: chi muore in questo livello? Un tu per ogni morte. Oh, what? Come on. Yeah! Non è così che si vince le slot, Mario, non illuderti. Quello spin a caso. Quel quadrato là è pazzo, il riquadro pazzo. No! No, 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 non voglio complicare le cose. Oh! Wait, what? No, no, questo me l'ha spiegate. Che co... Ok, Mario. Parlerò con quei dottori. Wow. Profondità, portami via. Allora, quando Zero stava rifacendo Sunshine, gli proposi di darmi un cameo, perché volevo solo qui arrivare e dire grande palma, fratello, è finita lì. What? Oh, non ottiene veloci. Fuck you, Yoshi. Oh, ah. Ok, calmino Yoshi, calmo e sangue freddo. Oh, what? Yoshi, I fucking hate you. CVD? Ok, a pancia fino alla salvezza. Ah, non si può. Proprio. No problema, fratello emo. Oh, questo! Lanciami. Sono un lanciagente. Gli italiani lanciano la gente, guys. Oh. We did it. Aspetta, ci sono le 8 monete qua? Curi Babylon! Lancio! Oh, no! Guarda cosa va a succedere, ecco per la morte, per parlare a me, e pensare che mi scadavo io per tirare da te, per mangiare, da libera 10 per tanti intrappolare a me, ma te prego, ma presto ogni secondo è prezioso. E voi cantate, mentre i vostri cugini vanno a fuoco. Già, perché, why not? Non so perché me la ricordavo questa. Mi scusi se l'ho bagnata, signora! Oh, è il mio fetish, non è un problema? Tieni, ciccio, comprati qualcosa. 10 monete, porta, salviamo! Ora però non aspettarti che mi metta a cantare, perché no? Oh, il sole mio, sta accanto a te, è Mario Sunshine. Tutto per me. Boh, non so se è un plot twist. È un plot continuous. Oh no! L'effetto serra! You fuck! Ow! Ok. Tom, 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 vulcano corona. E voilà. Ora è tutto a posto di nuovo. Sì, come avevo detto all'inizio, i livelli che odierò di più saranno la baia dei nocchi e il coso delle palme. Così è stato.
Vorrei ringraziare mia mamma e il mio papà e il 99% della chat. Ormai sono 38 anni che cerco l'uccello rosso della felicità. 38 anni. Qua Bowser Jr. non c'entra. Signore, mi scusi. I don't care. Signore. Sì, la battuta sui catapafferi arriverà. Ci ho messo tipo 2 ore a perfezionarla. C'era l'idea di base, poi ci ho aggiunto un altro strato, diciamo, per così dire, e poi la ciliegina sulla torta. Me ne è venuta in mente un'altra, così, una piccola preview. Cos'ha in golo un catapapero quando è ammalato? Catarro? Sì, quasi. Era catapaparro. Guys, un'altra preview. Su cosa scrivono i catapaperi? È il catapapiro. Qual è lo strumento musicale preferito dal catapapero? Damn it, è il capapifero. Cosa si fa un catapapero in gioielleria? Catasperpera. Non male. Se avessi detto catasperpe quack, ti avrei ceduto il trofeo. Ma non sono neanche tipo molto battutosi i catapaperi. Beh, Zero, stai scrivendo anche tu una battuta sul catapapero? Sì, più o meno. Cosa hai scritto? Cosa hai fatto, Zero? Io non ho fatto niente. Non è neanche una battuta. Cosa succede quando una papera e una catapulta si vogliono bene? Niente. What is happening? Sto scoprendo nuove texture, questo è sicuro. What, quickie? What? Ok, non ho mai visto quella cosa in vita mia in Sunshine. Se dovessi spiegarle, come le spiegheresti? È la loro tana e tu sei entrato nella loro tana. Ok, un uccello ha una tana, ma un pugno non ce l'ha una tana. Questo è quel che credi tu. Quello è il pugno dell'uccello. No. No, non l'ho presa. È vero che sei andato in panico, potevi salvarti tra... Sì. Questo gioco è troppo interattivo. Non so, devo solo entrare in un buco. Jesus. Oh man. Ce la fai, no? Ok. Giusto, cosa dice il Palmens? Oh beh, non so se è un Palmens che parla. Hai presente l'opening? Che c'è "Welcome to this island of bullshit and shit". Ecco. E poi fa tipo un verso. No, aspetta. Non credo di che esattamente così. Boh, non so, tra "Welcome to the tropical island of El Delfino" e... Nice. "E the island of bullshit and shit". È la miglior isola. Questo cartello c'è scritto "spruzzami". Sì, ferme e calde, scaldano il corpo e rinfrescano lo spirito. C'è scritto "please spruzzami". Non c'è scritto "please spruzz". Che bullshit! Guarda come c'è scritto. "Please spruzzami l'acqua". Che acchialena, acchialena. Questa sarà pratica per il vero tentativo. Me ne mancano 3 monete, dai. Sì, me ne mancano 3 delfini. Come dicevo, questa sarà pratica per il vero tentativo. Per quante serve la barca?
9. What? Ma visto che probabilmente farò schifo con la barca in ogni caso, immagino che ha anche un limite, no? Dopo un po' muore e basta la barca, no? No. Sono già due passi da morte. Alla cieca! E uno c'è. E ora il più grande asshole di tutta la storia di questo gioco, il procione. Sai, tutti gli altri boss hanno magari due o tre sole custodi. Lui ne ha 24, non te li dà per salvare, no? I palmen. Onia! Oh! Benvenuto, carissimo. Sei qui per concludere l'affare, vero? Quando avevamo detto... Ah sì, 10 monete blu. Potete darti dei soli custodi per queste monete. Un attimo, mi sembravi Jarak. Sì, perché ho fatto l'accento. Affare fatto! Mi a perfetta! Guarda che non si effettuano cambi! Allora, affare fatto! Peccato che non te ne dà 24, effettivamente. Bam! Mario! How dare you disturb my family vacation? Here we go, gente! Boss finale! Bowser... in vacanza, I guess. Non morirci di danni, bello. Cioè, piuttosto buttati. No. Oh shit. Oh man. Oh. No! Era così. Ah! Damn it. Mancato il coso. Di tutto, di tutto. Ridireziona la fiamma verso quello spruzzo. Ho finito? Yeah! Fuck Bowser! E la sua vasca da bagno intergalattica o quel che poi. Now the vacation starts right now! Bene, balliamo. Bel film! Grazie di essere venuti, spero che quelli che erano hypati per 64 siano stati contenti. Oppure boh, che abbiano visto... i lati positivi e negativi di Sunshine. Ehi hey là gente, grazie mille di aver guardato il video, grazie dell'attenzione. Vorrei fare un po' di ringraziamenti come al solito. Un ringraziamento speciale va a Kirbiale e Adam, il primo che taglia i clip per questi highlight e il secondo che li edita e li mette assieme. Grazie mille a entrambi per il loro lavoro che facilita parecchio il mio. Mi leva qualche preoccupazione dalle spalle. Poi vorrei ringraziare giustamente i miei Patreon per il loro continuo supporto e la loro fiducia in me, in particolare i fan e i super fan che vedete scritti su schermo, e naturalmente a Poly G, il vero figo, il più grande supporter. Grazie per tutto quello che fai, grazie per il supporto fin dall'inizio, grazie di essere un triangolo, così è facile calcolare la tua area. E niente, scusate se questo video è impiegato un po', ma le cose belle richiedono tempo. Quindi grazie ancora e alla prossima. Bye bye. Allora, come si chiama un catapapero rosa che vola? Si chiama con il telefono! Goodbye, folks.
non è che qualcuno di voi conosce un Adam, per caso?